Sicuramente la seconda parte del secondo tempo abbiamo commesso degli errori, a cominciare dal fallo di mano mio che era netto, poi per fortuna l'avevamo riuscito a recuperare subito e purtroppo ci è successo che abbiamo avuto un momento di sbandamento. È un peccato perché 4 gol sono tanti e penso che stasera forse non li meritavamo. Il Novara sicuramente ha creato tantissimo, ha avuto tante occasioni da gol, dobbiamo essere sinceri, però i 4 gol alla fine sono tanti e normale, analizzeremo con il mister la partita e cercheremo di eliminare questi errori e questo calo di tensione finale. Perché il primo tempo l'abbiamo preparata, anche se c'è stato un momento del primo tempo che forse abbiamo rischiato qualcosina, 5-10 minuti verso la fine, però il mister infatti a fine primo tempo era arrabbiato per questo, perché avevamo iniziato benissimo, come volevamo, loro non concedevamo spazi, anzi abbiamo avuto anche qualche palla messa in mezzo, se non sbaglio con Fazio, una mezza occasione che poteva tramutarsi in gol. Secondo tempo, ti ripeto, abbiamo rischiato troppo e quell'ultimo quarto d'ora sicuramente non ci deve essere, perché non siamo questi, noi l'abbiamo dimostrato nelle ultime partite fuori casa, però adesso dobbiamo anche capire che oggi affrontavamo una grande squadra e non dobbiamo batterci troppo perché fra 5 giorni si rigioca e per fortuna siamo in casa tra le mura amiche, però dobbiamo mettere da parte questa partita per il momento, perché veramente il campionato è lungo, c'è un sacco di dispendio di energie, fra appena 5 giorni si rigioca e dobbiamo veramente dare tutto, perché la partita con la Pordenone è una svolta per il nostro campionato. Sì, avevo tanta rabbia dentro perché me ne ero reso subito conto che il rigore ci poteva essere, quindi mi è capitata l'occasione subito dopo e per fortuna è andata bene. Ti ripeto, è un peccato perché oggi usciamo senza punti e se magari sapevamo soffrire un po' meglio nella parte finale, qualcosa potevamo portare a casa. È successo che ci siamo disuniti a fine primo tempo, siamo entrati negli spogliatoi, invece di essere contenti, comunque stavamo facendo secondo me una buona partita, avevamo concesso poco e niente, a parte una palla lunga e quel salvataggio sulla linea, ma avevamo concesso poco e niente, quindi dovevamo essere solo soddisfatti. Invece siamo entrati negli spogliatoi a testa bassa, come se stavamo perdendo. E poi ce lo siamo riportato in campo perché quei 13 minuti che ci hanno costato la partita è frutto di quello del primo tempo, perché quando abbassi la tensione, quando abbassi la testa, poi nel calcio, soprattutto come una squadra che incontri come oggi, che vive sull'entusiasmo perché viene da tanti risultati utili, e la paghi. E quello purtroppo ci capita spesso, io molte volte l'ho vista da fuori per via dell'infortunio, a noi ci capita spesso di fare queste partite fuori casa, non crediamo nei nostri mezzi. Abbiamo fatto 2 o 3 ripartenze dove dovevamo sfruttarle perché avevamo campo per fargli male, invece l'abbiamo fatto tanto per farlo come se era una cosa che era dovuta, ma non ci abbiamo creduto fino alla fine. E ti ripeto, quando non sfrutti questi episodi, soprattutto con squadre così importanti, poi le paghi. No, perché ancora è presto per fare l'allenatore, ho voglia di giocare. Avevo promesso a me stesso che mi dovevo riprendere da questo infortunio che era stato molto grave. Credo di essermi ripreso bene, è normale che oggi è stata la prima partita dopo 8 mesi, ci vorrà ancora del tempo. Io ho detto che fino a gennaio cerco di fare il massimo di quello che posso fare, poi da gennaio in poi inizierà il mio campionato personale perché credo di rientrare al 100%. Però sono contento perché oggi credo che tutto sommato ho fatto una buona partita, visto la lunga assenza. Noi dobbiamo essere, io posso aiutare la squadra, aiuto i giovani, aiuto un po' tutti perché fa parte del mio carattere. Perché lo sento mio, però bisogna che ci prendiamo tutti le nostre responsabilità, perché per crescere e diventare giocatori importanti di un certo livello, di una certa categoria, bisogna che ci assumiamo le nostre responsabilità. Perché è troppo facile prendersi dei meriti quando si gioca, soprattutto in casa, fare le giocate, gioire davanti al nostro pubblico. Bisogna essere e diventare giocatori soprattutto fuori casa. È quello che fa la differenza tra un giocatore importante. Noi abbiamo fatto 2 o 3 risultati utili, abbiamo alzato subito il sorriso. Ci siamo un po' gigioneggiati, come si dice dalle mie parti, e oggi l'abbiamo pagata, perché vuoi o non vuoi le partite si decidono su episodi. Noi in questi episodi non siamo stati cattivi abbastanza e l'abbiamo pagato contro una buona squadra. Ma non esistono qui, ho sentito parlare spesso di partite della svolta, per noi il campionato fa parte di tutte insieme le partite, non è che ce n'è una più importante dell'altra, alla fine sono tutti 3 punti. Quindi credo che viene la Provercelli da noi, dobbiamo dimostrare
ma in casa lo dimostriamo quasi sempre, di essere una squadra forte, una squadra che è consapevole dei nostri mezzi, altrimenti non andiamo da nessuna parte, anche perché poi dopo andiamo a affrontare una squadra che secondo me, l'ho vista giocare ieri sera, è una tra le più forti del campionato, anzi forse più del Cagliari in questo momento. E questo dipende solo da noi, non dipende da nessuno. Noi possiamo parlare, dire su tutti i giornali, hanno il qua, hanno il là, ma se non lo dimostriamo in campo non andiamo da nessuna parte. L'ultima cosa, volevo fare 2-3-4 ringraziamenti perché gliel'avevo promessi e sono dovuti, credo. Volevo ringraziare Luca Piazza, Giuseppe Pitarella, poi tutta la mia famiglia, con mia moglie, i miei figli, mio padre, tutti, perché comunque sono stati mesi lunghissimi e quindi devo ringraziarli, difficili, perché mi hanno aiutato comunque a superare un momento molto difficile, quindi è grazie a loro che comunque sono riuscito a rientrare, un po' per la mia testa dura, ma anche grazie a loro mi sono stati sempre vicini.